proseguiamo con un altro riconoscimento dovuto, è venuta da lontanissimo. Lei è ucraina, vive ad Amsterdam, è venuta qui per correre la Grotta Gigante. Baktrina Cristina è venuta qui per questa gara unica. Thank you very much. Thank you very much. Grazie. Sì. Cristina? Scusa. Non l'avevo visto. Prima di proseguire c'è un piccolo riconoscimento che il gruppo Corsi in Montagna fa alla direzione della Grotta Gigante. È una creazione che l'ha creata su disegno di Gianfranco Moro, ma su realizzazione dell'ingegner Dario Loredan, e questo logo di quest'anno, così, è un piccolo ricordo di questa manifestazione dal CIM per la Grotta Gigante. All'ingresso del museo. Grazie Alessio. Quindi siamo quasi al clou. Ancora l'ultimo riconoscimento e poi andiamo con le premiazioni. Il gruppo più numeroso, il gruppo che si è presentato in forze, che è più folcloristico già dagli albori di questa manifestazione, chiamerei un paio di rappresentanti, 2, 3, 4, sono i paracadutisti d'Italia sezione di Trieste. Non c'è neanche uno. Scandalosi. Arrivano, sono tutti i brulè, quindi non gli consegniamo niente. Vabbè, allora cominciamo con le prime 5 donne. Pregherei tutte e 5 di rimanere qua con noi. Allora, 12.06 il suo tempo. Porta i colori del gruppo sportivo Aquileia quest'anno. È un'affezionata delle nostre gare, ciclista sopraffina, podista, neanche meglio non parlarla. Quinta classificata, Fachin Michela. Con 12.01 il suo tempo, viene dalla Slovenia, mi scuso per la mia pronuncia, comunque il porta i colori del KGT Papez. KGT Papez, è giusto? È giusto. Klasnik Yasmina, quarta classificata. Vieni qua. Come si dice la società? Club. KGT Papez. Terza classificata, 11.53 il suo tempo, Korienko Alionka. Quindi seconda classificata, già sul podio in quasi tutte le nostre manifestazioni, reduce della maratona di Torino l'altra domenica, oggi chiude con 11.32, Cucar Serena. Arriva,
Questa è tua. Prendi la bottiglia. Fai denti. Prima classificata 10:40 il suo tempo, ha stravinto, quasi tutte le edizioni a cui ha preso parte, corre quest'anno per l'anno Spodnanos e Triestina, vive a Calalzo, adesso è tornato a vivere a Trieste, una nostra amica Daniela da Forno. Allora qualcuno venga a aiutare queste povere ragazze che se no non portano più via i premi. Grazie e vi aspettiamo naturalmente al prossimo anno. Allora adesso servono due patate imperiali che vengono a baciare i 10 atleti maschili. Chi si offre volontaria? Niente, sempre Gianfranco Moro e Silverio Piccoli. Decimo classificato, sotto i 10 minuti, quindi sono mi pare 13 o 14 atleti sotto i 10 minuti. 9:47 il suo tempo, porta i colori dell'Atletica Santa Rosa, Trevisio e Paolo. Bravo! Bravo, Paolo! Resta qui con noi che vi chiamiamo tutti. Proseguiamo, nono classificato, 9:45 il suo tempo, e la sua specialità è il ciclismo, ma come sempre si difende bene in tutti gli sport, da Preto Giampiero. Bravo. Dove? Arriva con la piccolina. Carolina, dai Carolina. Ottavo classificato, 9:43 il suo tempo, colori Montrunner, Montereale, Valcellina, De Biasio, Max. Settimo classificato, 9:36, era già su questo podio mi sembra, già nelle scorse edizioni, porta i colori dello Ciclev 70 e fondista doc, nonché maestro, Paoletti Emiliano. Bravo! Praticamente con lo stesso tempo a un decimo di differenza con Emiliano, 9:36:05 il suo tempo, e uno dei nostri come Caicin Fiori all'occhiello ha fatto il miglior tempo in discesa. Caicin Trieste, gruppo Corsi Montagna, Glavina Paolo. Bravo! 9:34:03 il suo tempo, e un nostro atleta, un nostro amico, corre Caicim Trieste, e ha un palmarès invidiabile da tutti, skyrunner d'eccezione, alpinista d'eccezione, De Cristini Alberto. Bravo! 9:34:01 il suo tempo, quindi se la sono giocata veramente ai decimi. Montrunner, Montereale, Valcellina, Paronuzzi, Manuel. Bravo!
e siamo sul podio vero e proprio, i primi tre. E sotto i 9 minuti sono tutti e tre sotto gli 8, i 9 minuti, 8:46 e 4 il suo tempo oggi qui, e l'altro anno secondo è un atleta che si distingue in campo internazionale su gare lunghe, meno lunghe, skyrunner, lo conosciamo un po' tutti, porta i colori dell'Aldo Moro Paluzza, Morassi Alessandro. Superman. Secondo classificato oggi. Bravo! Con 8:32 e 9 il suo tempo. Mi sembra che è un atleta che ha vinto anche il chilometro verticale della Varresia, non voglio andare errato, ma me lo confermano. È un atleta di estremo valore, viene dalla Slovenia, il nome del club è sempre quello, KGT Papes Miklosa Matias. Complimenti. E con 8:22 e 5 il suo tempo, leggermente sopra il suo personale. Comunque il re della grotta gigante è ancora lui, gruppo sportivo Aquileia, Erbacora Michele. Alessandro ti è meglio, sì, nettamente. Per finire i pacchi sei più bravo Alessandro. Allora ragazzi, grazie di essere stati con noi, spero che vi siate divertiti. Grazie di cuore da parte mia, da parte del Caicin, da parte della Grotta Gigante e da tutta la società Alpina delle Giulie. Appuntamento al prossimo anno, vedremo se con qualche novità o meno, comunque siete sempre i benvenuti qua con noi. Ricordo ancora le fotografie, il fotografo, chi vuole, gli interessa avere un ricordo fuori all'entrata del ristorante. Grazie a tutte e arrivederci.